Il miglior modo per iniziare il video è farvi sentire il suo scarico. Elia, facci sentire. E chi se ne frega, però suona comunque. Oh, bellino. Ragazzi, velocemente si manda la sigla e si parte. Si comincia bene, porco mondo. Ah, giusto ragazzi, good morning guys. Oggi siamo in compagnia di ragazzi che impennano con i motorini. Dietro abbiamo un cross e un KTM 125 e andiamo, boh, non lo so dove, seguo loro. E poi insieme a questi ragazzi oggi facciamo un video diverso che non vedrete oggi, ma vedrete nella bellissima serie domenicale The Desk Series. Dice che anche io dato. E hai il DB killer montato, eh? Beh, insomma, canta, eh? Vai, Ala. Bellino! Gli specchietti picchiati all'interno. Mi sembra di vedere i video di Phil e di Edoardo Iannone. In effetti, attualmente potrei dire di essere in un'ambientazione Iannone style, Phil style. Ci vuole sempre, ragazzi, mai mancarne una, ve ne pentireste ragazzi, perché ogni lasciata è persa. Però devo dire che effettivamente è bella come motocicletta, ma veramente bella. Le KTM sono molto nervolute, esteticamente sono proprio cattive, proprio stronze, ma siamo in un, ok, siamo praticamente in una zona cinesina, ultra cinesina. Dove cazzo la stiamo andando? Ma dove stiamo andando? E si fa anche oggi un po' di off-road in Harley. Ho pulito a noise pochi giorni fa, porca zozza. Che sta cosa raccoglie sto cineppino? Non è, no, guarda la sabbia, guarda la pura. Lui passa di lato. Eh sì, ciao, io boh, me la rischio. Figo! Quindi oggi andiamo anche in luoghi abbandonati? Dai, bellerrima sta cosa! C'è nessuno? No. Respiro piano, non per non far rumore come diceva Vasco, ma perché secondo me c'è tipo più amianto che muri. Oh, l'uomo sulla luna! Sono Armstrong! Sulla luna! Figo! Che figo! Io sono più ragazzino di loro. Qui sarebbe il caso di entrare con la moto, ragazzi, fa un casino bestia. Comunque, visto che ci siamo, Yassin, Lorenzo. Due, giustamente, che sono due. Elia. Lei si chiama, non mi ricordo? Alessio. Ecco, ora ve li presentati. I KTM, la serie Duke è veramente bella, eh. Ignoranti, sono divertenti. Esteticamente ignoranti, proprio è... Sembra un calabrone. Tutto rifiuto. Vero. Sempre il primo amore, non si scorda mai. Mai. Si rifà la stessa strada indietro. Che bello, ragazzi, vorrei tornare ad avere 18 anni. Ovvero 19 anni fa. E mampestata lurida. So vecchio, ragazzi. Io e te, noi ci ficchiamo sempre ovunque. Questa strada oggi è un gioco rispetto alla mulattiera che si è fatta tempo fa. E se non l'avete vista, ragazzi, qui sopra sul link in descrizione, proprio qui sopra, ve lo metto per farvelo vedere. Andate a vedere che cacchio abbiamo combinato io e Noise. Wey, Erika. Qui rallenta, questa è un groviera sta strada. Questa sera tornerò a casa con tanti capelli bianchi in meno, perché grazie a questi ragazzi mi sto rituffando nei miei 18 anni. Non gloriosi, ma comunque 18. Comunque può piacere qualsiasi moto, ma quando passo un Harley tutti quanti si girano, perché la sua voce, insomma, si fa sentire bene, eh? Sì, però la chiave magari Riccardo li piglia, eh? Dopo che lasciate Gigi sulla sella, vediamo di non fare lo stesso errore. Sì, Riccardo. Daniele, ma adesso che tu sei un altro pro Harley? Sì, ce l'avevo anche mia mamma. Tu mamma? Che grandonna.
Quindi tua mamma guida un Honda Shadow? Guida ancora? No, l'ha venduta, però... È una gran donna, perché le donne in moto sono per me tutte gran donne. Non si può di nulla. Ma ci sarebbe uno stop, eh? Non te lo volevo dire. Inizia a sicurtino. Abbastanza. Ho anche slimitato, purtroppo, me ne sono accorto. A tua? Farò la classica figa di merda che mi ci trovo male. Oh, aspetta, mi ci dati un piglia con i comandi qua. Vedi? Madonna! Zitto. Non si dice. Boia mondo! È avanti in babestia, ragazzi, ma che cazzo è? Dai! Cazzo! Ma per un giovane questa è la moto perfetta per iniziare. Mi fai provare l'impennata da 2? Dai! Bestia! Grande! La moto è tua. Sei sicuro? Ma qui intorno, prima, seconda, dai! Sì, spiegami un po' cosa devo fare. Le marce sono lì, la frizione è qui e il freno è di qua. È uguale, com'è la tua? Il miglior modo è lasciare il casco direttamente a lui. Non c'è di chi... No, va bene. Che onore! No. Fatemi una foto, fatemi... Voglio vedere un po' come ci sto per rendermi conto. Stai bene? Ah, difficile poggio a piedi da trovare. Questa cosa è veramente ingestibile. No ragazzi, troppo. Scusa Ricca. Arrogante, arrogantissimo. Riccardo, io non scenderei mai da questa moto. All'inizio l'ho detto anche lì. Sembra ingestibile. Ho sbagliato perché non sapevo che cazzo dicevo, ero troppo emozionato. L'unica cosa coerente che sono riuscito a dire è che ti attacca il sellino. Ti attacca completamente. Non te l'aspetti? No, no. Che si fa? Si fa? Si fa, si fa. Vai. Si fida? Ovviamente tutto ciò si sta facendo in un parcheggio privato chiuso al traffico. E giustamente mancava l'ultimo ragazzo, che era il fra tutti, ha dato una risposta fantastica, ma lo vedete in un altro video. Una sensazione, un'enfasi. Bene, ho conquistato un nuovo Harley. Oh, conquista, io ero già di parte, Mamma mia, è una moto di cazzo. Piace, ovvio, Harley tutta la vita, porca puttana. Oh mio Dio, Ale. Non è discorso di prima, ti dicevo. C'è una moto da nuovo, secondo me, se non ami proprio il tipo di moto. Quindi praticamente siamo a 1, 2. Grazie. E 3 Harleyisti conquistati. Quando è che mi date una moto in omaggio, Harley? Avete pazienza. Io volentieri mi offro, Io ringrazio i ragazzi. Sicuramente ci rivedremo con loro, anche perché mi hanno detto che da qualche parte ci rifarà qualcosa. Quindi ci rivedremo sicuramente insieme a loro. Speriamo presto, perché ultimamente non tirano a buonare da ste parti. Come sempre bisogna, abbiate pazienza, iscriversi al canale e cliccare sulla campanina, mi raccomando ragazzi. Ed obbligo. Ciao.